In questo esercizio un sasso o una pallina, è lo stesso, viene lanciato da un'altezza iniziale di 6 metri con una velocità inclinata verso il basso di un angolo alfa meno 30 gradi. Ricordiamo che gli angoli descritti in senso orario sono negativi e velocità iniziale 10 metri al secondo. Più sotto c'è un gradone alto 2 metri e lungo 5 metri. Bisogna vedere se questa pallina colpisce il gradone, come in questo caso, oppure no, come in quest'altro caso. Ora fate pausa e cercate di risolvere il problema da soli. Vi dico solo che ci sono due possibili svolgimenti che ovviamente portano allo stesso risultato. Provate da soli e poi guardate questi due svolgimenti. Ora risolviamo questo problema. Prima ancora di vedere i due svolgimenti, scomponiamo la velocità iniziale nelle due componenti orizzontale e verticale, con le solite formule v0x e v0y, con il coseno e il seno dell'angolo. Ricordiamo di metterci l'angolo negativo, così che la componente orizzontale viene positiva, mentre invece quella verticale di velocità v0y viene negativa. Giustamente la componente orizzontale è anche più lunga di quella verticale, come si vede dal disegno, perché l'angolo è minore di 45 gradi. Ora vediamo il primo dei due svolgimenti, che è quello forse più complicato. Scriviamo come al solito le quattro equazioni del moto parabolico e andiamo a metterci le lettere. La lettera D, che corrisponde a questi punti, che non sappiamo dove si trova il punto D, sappiamo solo che si trova a 2 metri d'altezza. Quindi il primo svolgimento consiste nel imporre che la Y del punto D si trovi a 2 metri d'altezza. Per capire se la pallina sbatte o no contro il gradone, bisognerà vedere la X del punto D. Se la X del punto D è minore di 5 metri, vuol dire che sbatte. Se la x del punto D è maggiore di 5 metri, vuol dire che non sbatte. Quindi la nostra incognita è xd, ma non possiamo trovarla a meno che non conosciamo anche il tempo td, che è il tempo che impiega la pallina dal momento del lancio ad arrivare a 2 metri d'altezza. Quindi qui la condizione è 2 metri d'altezza e da questa condizione possiamo trovare il tempo d. Quindi troviamo il tempo d, dobbiamo risolvere un'equazione di secondo grado, è per questo che questo svolgimento è più complicato dell'altro. Una volta trovato il tempo D, che la pallina ci mette a raggiungere i 2 metri d'altezza, lo sostituiamo nella prima formula e vediamo la XD, se è maggiore o minore di 5 metri. Svolgiamo i calcoli, 2 metri la YD, sostituiamo subito i numeri al secondo membro, quindi 6 metri, V0Y meno 5 metri al secondo, e metà G, metà campo di gravità. Quindi metà accelerazione, gravità è la stessa cosa, è questo valore qua. Equazione di secondo grado, portiamo tutto a sinistra, prima il termine td al quadrato, poi il termine td al primo grado e poi 2-6, 4 metri, il termine noto. È un'equazione completa, dobbiamo utilizzare la formula, neanche quella ridotta perché il coefficiente b è dispari. Quindi questo coefficiente al quadrato meno 4 volte a per c. Questo valore diviso 2 volte a. Il risultato è che verranno fuori due tempi. Non dimentichiamo mai le unità di misura nei calcoli. Giustamente sotto radice viene metri al quadrato diviso secondi quadrati, quindi metri al secondo una volta estratta la radice. I due risultati vengono due tempi, uno positivo e uno negativo. C'è da capire quale dei due dobbiamo prendere e poi interpretare quell'altro che viene scartato. Il motivo per cui vengono due tempi è che due volte la pallina si trova a 2 metri d'altezza. Non solo la seconda volta, questo sarà il tempo positivo che serve a noi, ma anche in precedenza la pallina si trovava a 2 metri d'altezza a un istante precedente all'istante 0. L'istante 0 per noi è quando la pallina viene lanciata da 6 metri d'altezza. Quindi questo è l'istante 0. Questo è l'istante positivo che è più piccolo dell'istante negativo. L'istante negativo è quando la pallina si trovava teoricamente a 2 metri d'altezza, come se fosse partita da qua. Ovviamente questo tempo lo scartiamo e utilizziamo questo mezzo secondo, lo andiamo a sostituire nella formula di xd, che era la nostra vera incognita, e quindi otteniamo come risultato 4,56 m, circa 4,5 m, è minore di 5 metri. Quindi vuol dire che la pallina sbatte, perché vuol dire che dopo circa mezzo secondo di volo, precisamente 0,527 secondi, la pallina in orizzontale non è riuscita a fare 5 metri, ma soltanto circa 4 metri e mezzo.
Quindi la pallina si troverà prima dei 5 metri e come altezza avrà 2 metri d'altezza. Infatti questa era la condizione che abbiamo imposto all'inizio. Dunque, riassumendo, quando la pallina arriva a 2 metri d'altezza, la sua X ancora non è arrivata a 5 metri, quindi la pallina sbatte. Vediamo ora il secondo svolgimento, in cui si richiede che la pallina non arrivi a 2 metri d'altezza, ma invece percorra 5 metri in orizzontale. Quindi stavolta, la nostra condizione sarà che la pallina percorra 5 metri in orizzontale e a quel punto andremo a vedere quale sarà la sua altezza. Se la sua altezza sarà maggiore di 2 metri, la pallina passerà oltre il gradone. Se la sua altezza in quel momento sarà minore di 2 metri, la pallina vuol dire che avrà sbattuto prima contro il gradone. Il punto dove sta la pallina, dopo che ha percorso 5 metri in orizzontale, lo chiamiamo E. E non sappiamo se questo punto E sta qui o sta qui sotto. Dunque la nostra incognita è Y E stavolta e il dato è X E 5 metri. Quindi per trovare l'altezza della pallina, se è sopra o sotto i 2 metri, ci serve il tempo necessario per arrivare nel punto E. Questo tempo non è lo stesso di prima, non è 0,527 secondi, perché quello era il tempo per arrivare a 2 metri d'altezza. Invece questo sarà il tempo per arrivare a 5 metri in orizzontale. Ricaviamo questo tempo dalla prima equazione e troviamo 0,577 secondi. Giustamente è un tempo maggiore di 0,527 secondi. Questo vuol dire, già da qui lo capiamo, che la pallina sbatte contro il gradone, perché vuol dire che prima la pallina arriva a 2 metri d'altezza e dopo percorre 5 metri in orizzontale. Quindi prima arriva a 2 metri d'altezza in questo punto qua e poi successivamente riesce a fare 5 metri in orizzontale. Comunque, anche se non notiamo questo confronto tra TE e TD, possiamo lo stesso sostituire questo tempo TE nella seconda equazione, quella della Y, e vedere la Y del punto E quanto è alta. Quindi andiamo a sostituire 0,577 secondi nella seconda equazione, YE, andiamo a sostituire Y0, 6 metri, V0Y, meno 5 metri al secondo, qui il tempo di E, e poi meno la metà di G, TE alla seconda. Facendo i calcoli otteniamo circa 1,5 metri. Quindi questo vuol dire che l'altezza del punto E è meno di 2 metri. Quindi il punto E sta qui e non sta qua. Questo vuol dire che la pallina ha sbattuto prima contro il gradone. Questo secondo metodo di risoluzione, secondo me, è più semplice del primo perché non richiede la risoluzione di un'equazione di secondo grado completa. Infatti, a differenza del primo svolgimento, dove il tempo veniva ricavato dalla seconda equazione, qui invece il tempo viene ricavato dalla prima equazione e poi semplicemente sostituito nella seconda, senza dover risolvere equazioni di secondo grado, ma solo in equazioni di primo grado, questa.